Buongiorno! Oggi dal balcone dell'Hotel Vandelli inizia la nostra tappa che ci porterà da Pavullo nel Frignano alla Santona. Nick, il nostro primo sentiero della via Vandelli. Un po' in ritardo. Stiamo camminando su una mulattiera e dovremmo essere molto vicini al castello di Montecuccolo. Ho voglia di alzare il drone, così vediamo un po' quel che c'è intorno. Siamo già messi alle spalle dei bei 3 chilometri che ci hanno portato al castello di Montecuccolo, che è una rocca della famiglia appunto dei Montecuccolo, che è una famiglia molto importante qui nella zona, che ha dato i natali a Raimondo di Montecuccolo, un condottiero che prima ancora che la via Vandelli nascesse fermò l'invasione nemica della zona qua. Oggi mancano ancora una ventina di chilometri per arrivare alla Santona. Sarà una tappa molto simile a ieri per noi, una settimana fa per voi, di sali e scendi, molto sali e un po' meno scendi, che ci porterà agli Appennini, alla Santona, a circa 1000 metri d'altezza, prima di iniziare domani la vera tappa appenninica che ci porterà fino a San Pellegrino in Alpi. Abbiamo un nuovo compagno di viaggio. Sì, un coniglio. Siamo arrivati e abbiamo superato il paese di Monzone, tutto in salita, è stato un bel dislivello. E adesso continuiamo a salire per raggiungere il Crinale e poi dopo da lì dovremo riscendere e arrivare alla Mamocogno. Abbiamo trovato dei tavolinetti e ci siamo fermati per pranzo, però effettivamente la cosa interessante sta là dietro. Il ponte del diavolo, incredibile. Ok, allora, oggi ancora non ve l'abbiamo detto, però è importantissimo che vi iscriviate al canale, soprattutto attivando il campanaccio delle notifiche, così sapete quando uscirà il video della quarta tappa della nostra via Vandelli e in generale i nostri video che pubblicheremo sul canale e li potrete vedere subito. Ve lo diciamo da sopra il ponte del diavolo, che è un monolite naturale, almeno così ho letto nella guida, insomma trovato su internet. È un monolite che, pensate, era conosciuto già dai tempi dei Romani. Infatti qui sotto c'è un'incisione che, se non sbaglio, era latino. Mauro, sono passati diversi anni da quando eravamo al liceo, però dovrebbe essere latino. Sicuramente è stata rifatta dopo, non penso che i Romani venissero a incidere le pietre per divertimento, però sicuramente impressionante. Ci siamo ricollegati alla strada e siamo entrati alla Mamocogno. Siamo fermi ad aspettare l'autobus, siamo troppo stanchi. No, per preservare il proseguo, esatto, delle prossime tappe abbiamo deciso di risparmiarci qualche 5-6 chilometri, km. Sì, per arrivare fino per arrivare alla Santona. Santona prendiamo l'autobus della Mamocogno e arriviamo più o meno alla stessa ora in cui saremmo, sì, arrivati a piedi. Praticamente sì. E niente, quindi diciamo che la tappa finisce qua oggi, una tappa un po' più corta, però ugualmente impegnativa, perché comunque insomma aveva le sue belle salite, le sue belle discese, e ricarichiamo un po' le pile così almeno domani siamo pronti per affrontare la salita di San Pellegrino, sempre che non venga giù, sperando nel meteo, perché a quanto pare c'è un po' di allerta. Vediamo stasera come facciamo. Puliti, lavati e in pandan andiamo a cena. Che spettacolo, Nick. Top. Tutta roba. Per te burro e salvia. Si mangia. Stasera, Nick, cena veramente. Si va a letto con la pancia bella piena. Andiamo di secondo primo.
Nick, te basta mangiare. Io mi sono arreso, ma Mauro no. Si mangia! Acqua presa, pancia piena. Che bello mangiare. Direi che possiamo chiudere. Siamo nella hall, così almeno c'è abbastanza luce per salutarvi, se no vi abituiamo sempre a quelle fanali, torce, quelle cose. Vabbè, insomma. Si chiude questa tappa un po' particolare, sicuramente stancante, sì. Soprattutto dopo ieri. E domani ci aspetta una giornata complicata e bagnata. Probabilmente sì. Quindi, vediamo un po' come andrà. Quindi noi andiamo a riposarci, esatto. E lasciandovi l'istruzione come al solito di iscriversi al canale e attivare il campanaccio per le notifiche, così sapete quando esce il prossimo video bagnato, direi. Non dimenticatevi di mettere anche mi piace. Anche sì. E di lasciare un commento se avete qualche domanda o in generale delle o se ci volete dare degli scemi, perché sempre accetto. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.